l'anima di un poeta. Quanto sei spiritoso, ragazzi, Charlie. Da questa parte. È troppo umido. Oddio, ma ci vuoi far morire soffocato? No, no, il fumo esce da questo buco. Tutto ok? Mica tanto. L'ho sempre detto io che sei troppo alto. Dai, piantiamola col fuoco. Sì, sì, piantiamola. Ma qui coraggio, palla finita, pix. Io dichiaro risorta la setta dei poeti estinti. Sezione di Welton. Le riunioni saranno condotte da me e dagli altri iniziati qui presenti. Todd Anderson, preferendo non leggere, terrà i verbali delle riunioni. Ma io... Leggerò il messaggio di apertura del membro della setta, Harry David Thoreau. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità, succhiando tutto il midollo della vita. Sottoscrivo in pieno. Per sbaragliare tutto ciò che non era vita e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Ehi, chi ti ne ha sottolineato altre pagine? Ok, ragazzi, intervallo. Fuori le cibarie. Mettetele qui, ecco, qui, in questo punto. Sul